Hola a todos vapers, siamo tornati all'angolo dello svapo, qui come sempre c'è DJ Vise. Quest'oggi andiamo a parlare della linea Remix della Noise Vape. Abbiamo tre liquidi differenti, abbiamo il primo che è il Tribal, che è frutti rossi, frutti esotici, che è questo qui. Poi abbiamo il Progressive, che è anguria, fragola e un lieve... con una lieve aggiunta di pesca, e l'ultimo che è l'Aus, che praticamente è l'unione della banana insieme a un po' di caramello. Questi sono i tre liquidi, insomma, e andiamo a provarli e andare a fare una considerazione, a vedere un po' come sono questi tre tipologie di liquidi della linea Noise Vape. Abbiamo la base, che si compra a parte con l'aroma. L'aroma costa 8,90 euro e la base, se non sbaglio, costa 10 o 15 euro, non vorrei sbagliarmi. Andiamo subito a parlare del primo, che abbiamo detto che io non me lo ricordo, il Tribal, se non sbaglio, Tribal o Tribal, come vogliamo chiamarlo, che è un mix di frutti esotici. Andiamo a svaparcelo sullo Spartan con Druga, già drippato ovviamente. Andiamo a scaldare un po' le coil e andiamo a svaparcelo. È entrata una mosca, non so se si sente. Purtroppo ancora su il liquido di ieri, che era quello al pan di stelle. Ok. L'unica cosa scomoda di questa linea dei liquidi Remix è come hanno fatto la pipetta qua, come vogliamo chiamarla, che purtroppo è difficilissima da mettere su. Andiamo a... intanto a essiccare un po' il cotone. Ok. Ok, e andiamo ad aggiungerci il liquido. Al 90% sporcherò completamente la box, sì, la box, il tubo. Ok, uno. Ok, invece no, sono stato più che bravo. E andiamo a rimettere su tutto e a svaparcelo. Ok, eccoci qua. Vi dirò, sembra, nonostante sia un liquido fruttato, non è male. I frutti rossi, i frutti esotici teoricamente dovrebbero un po' nauseare dopo un po', invece devo dire che questi si possono svapare tranquillamente in all day, quindi non vi daranno fastidi né null'altro. Sono veramente, e questo è veramente ottimo, gli darei un bel 8. Non c'è rinfrescante, quindi non c'è pericolo che vi impregni troppo il cotone. È dolciastro, quindi è normale perché sono frutti esotici, però non è troppo esagerato, è veramente equilibrato molto molto bene. Allora, al Tribal gli do un bel 8, e lo mettiamo in disparte. Il secondo è, se non sbaglio, il Progressive, che ha anguria, fragola e un tocco di pesca. Io per andare intanto a cambiare l'atomizzatore, datemi 2 secondi. Ecco, rieccoci, ho dovuto tenere il Druga perché purtroppo gli altri dovrò rigenerarli tutti, quindi nulla da fare, continuiamo ad andare avanti con il Druga. E adesso passiamo, abbiamo detto, al Progressive, che è anguria, fragola e un po' di pesca. Andiamo a dripparlo sopra, eccoci qua.
Una. Una, due. Ok. Diamo un goccio al centro a sto punto perché. Senti, ha un odore veramente. Come lo aprite, questo è veramente fantastico, eh. Per me il Progressive è il più buono di tutti. L'ho svapato prima di iniziare a fare video su YouTube. Io questo qui l'ho fatto fuori, ne ho fatti fuori due in un'intera estate. È stato fantastico questo. Per me questo si piglia un bel 10, non c'è niente da fare. Calibrata benissimo la frutta, quindi non c'è troppa. La pesca è messa giusta che. Faccia quel dia quel retrogusto proprio dolciastro. L'anguria è bella fresca, la fragola è fatta divinamente secondo me. E devo dire che il Progressive secondo me li batte tutti. Non che gli altri siano cattivi, anzi. Ma veramente, questo io continuerei a svaparmelo tutto il giorno. Liquido all day, non è troppo dolce. La frutta è fatta veramente bene, calibrata benissimo. Non vi darà mai la nausea, perché fidatevi, io tre bocce, due bocce così le ho fatte fuori e questa ero arrivato a metà, come si può ben notare. Non mi ha mai fatto problemi né di nausea né nient'altro. Per me, ragazzi, il Progressive li batte tutte per ora, eh. Io gli do un bel 10 al Progressive e ora andiamo a provare l'ultimo, ma non il meno importante, che è l'House, che è banana e caramello. Quindi frutta unita un po' alla dolcezza del caramello. Sarebbe una sottospecie di banana split, per chi non sapesse cos'è la banana split, è un gelato con all'interno la banana, il cioccolato e il caramello, solo che qui manca il cioccolato. Andiamo intanto a seccare il cotone, che è un piacere con quel liquido che avevo prima. Ok, e ora andiamo a metterci su House. L'odore è soprattutto banana. Non direste mai che all'interno c'è del caramello, quindi vuol dire che il caramello secondo me è come nel Progressive la pesca, ossia un retrogusto. Sicuramente liquido cremosissimo, perfetto per l'inverno questo. Gli altri sono più da primavera, estate o anche autunno. Mentre questo è più cremoso, quindi più invernale, secondo me. Ed è buono anche questo, non è male. La banana è calibrata bene, non è quelle banane troppo nauseabonde che dopo 3-4 svapate comincerete a fare difficoltà e magari faranno anche la nausea. È calibrata veramente bene. Il caramello lo si sente veramente in lontananza. Sembra quasi che l'abbiano messo, se parlassimo come se fossimo in cucina, l'hanno messo dentro e poi l'hanno tolto. Qui veramente deve esserci pochissimo caramello, però gli fornisce quella densità, proprio lo fa diventare cremoso, buono cremoso. L'unione della banana e del caramello sono stati veramente azzeccati e fatti molto molto bene. Qui io gli darei un bel 8 anche a questo, che è l'House. Cosa più importante, non impregnano il cotone, quindi non avrete problemi che se volete cambiare, magari come ho fatto io adesso, tre liquidi, io su tre liquidi non ho avuto problemi di cotone. Ho voluto semplicemente cambiare dripper perché volevo metterci su qualcos'altro, non per il cotone, assolutamente. Devo dire che, ragazzi, la linea Noise Vape rimane ormai una garanzia.
Da quando Paolo Noyz si è messo a fare i liquidi, prima era con la NBV, se non sbaglio, quando è stato prodotto, sono stati prodotti i primi due liquidi che erano il Noyz Vape 1 e il Noyz Vape 2, era già comunque qualitativamente devastante. Adesso che si è messo, tra virgolette, in proprio, ha cominciato a fare i suoi liquidi con marca Noyz Vape, devo dire che ha tirato fuori una qualità dei liquidi che è fantastica, perché comunque su tre che ne ho provati nemmeno uno mi ha dato quella sensazione che tanti liquidi danno, soprattutto i fruttati, di nausea. La banana qui è calibrata benissimo e il caramello secondo me è messo in retrogusto e ha creato l'unione perfetta per un liquido cremoso invernale, quindi lo rivedremo nei liquidi invernali. Mentre il Progressive ha dato quel retrogusto alla pesca che ci sta tranquillamente, la fragola si sente anche qui poco, predomina, si domina soprattutto l'anguria, quindi questo qua è più un liquido estivo, il Progressive è più un liquido estivo che però è talmente buono che anche se è fresco ve lo svaperete anche d'inverno, perché secondo me a chi piace l'anguria e la fragola questo lo compra sicuramente e ve lo consiglio perché ha un voto altissimo, non solo secondo me, credo anche secondo gli appassionati di frutta, questo qui vale veramente tantissimo. E l'ultimo che è il Frutti Rossi, che comunque si guadagna un bel otto anche questo perché è calibrato bene. I frutti rossi, i frutti esotici, scusate, non danno tanto fastidio, quindi non creano uguale la nausea. Quindi la linea è riuscita secondo me perfettamente. Parlando di questi tre, gli altri io li ho provati, però preferisco, ho avuto pre cioè, sono puntato subito su questi perché mi piacevano da morire. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo parlato della linea Noyz Vape. Quindi, dall'angolo dello swap è tutto. Come sempre, DJ Vise conclude. Quindi, ragazzi, come sempre, buona swapata a tutti!